ragazzuoli e benvenuti in questa strepitosa puntata di Loletta 5 Channel. Dunque, oggi è esattamente lunedì 17 gennaio del 2022. Quello che vedete sparse lungo la mia faccia sono vari mozziconi di zanzara. Sì, zanzara, perché qui nella casa nuova, in casa mia, ci sono le zanzare a gennaio. Quindi, adesso vi farò vedere un pochino. Dice, Iole, ma finalmente è la fotocamera interna, ragazzi. La fotocamera interna. Finalmente ho messo il nuovo vetro temperato del telefono, per cui ho potuto confermare con la famosa sfocatura che c'era qui di lato, era soltanto una sfocatura dovuta al vetro temperato vecchio. E nulla, adesso vi faccio vedere un po' di cosine sparse. Allora, innanzitutto, qua c'è un po' un casino perché tra poco appunto devo andare a fare la notte, quindi questa è la mia cena. E niente, queste varie cose che ho comprato, nuove, non so se siete stati aggiornati, vi faccio vedere un po' le cosine. E qua abbiamo un Pikachu come poggiatesta, la brandina perché devo andare a fare la notte. Qua ragazzi c'è un po' un casino. Mio fratello mi ha regalato questo che è di mia mamma per la frutta, qua sopra, non so se ripeto. Mio fratello mi sembra la calamita e poi la mia mammina. Finalmente, raga, ho fatto la spesa quella ufficiale all'Eurospin, ho comprato un botto di cose. Questa è una scarpiera tipo, è orientale, praticamente dei cinesi. Ci possono entrare 6-7 paia di scarpe all'incirca. Poi ho comprato questo cosino qua per la doccia, con tutte le varie cose, la spugnetta. E vabbè, queste cose qua, il forno, il tappeto, vabbè, il cesso e niente, mi pare che ci siamo nella stanzetta come cose comprate, quindi come cose nuove ci siamo. Non mi ricordo sinceramente se vi ho fatto vedere il divano, sono un po' indecisa. Comunque, questo fantastico divano l'ho preso all'IKEA, 129 euro, e c'è ragazzi che è perfetto, che è una meraviglia. Oggi, visto che di giorno ero libera, sono andata da Euronics. E ho trovato la lavatrice. Lavatrice che è andata in incasso qua, che non si capisce nulla. In questo momento è pieno di buste. E a ben 330 euro, compreso anche di trasporto e montaggio. La lavatrice in sé è costata, se non sbaglio, 280 euro. Poi metti il coso per l'anticalcare che dura tipo 15 anni. E poi il trasporto e il montaggio, eccetera. Comunque più di 300 euro. Quindi addio altri soldini. Ragazzi, in quasi un mese ho speso 2000 euro. Non vi sto scherzando, almeno 2000 euro. A febbraio, tra qualche settimana, quando mi arriverà poi il prossimo stipendio, mi comprerò la televisione. A marzo, ogni mese vorrò fare una spesa comunque importante qua per la casa, e piano piano, tanto alla fine non mi assicuro nulla. A marzo, quindi durante il terzo mese, mi comprerò invece la Dyson, perché questi pavimenti, ragazzi, sono fantastici, sono belli, splendenti e puliti, ma come vedete appena c'è qualche cosina pare che una non fa mai nulla. E quindi sempre scopa paletta, è un po' pesante, anche perché calcolate che qua l'ingresso, l'entrata, e questi stessi pavimenti sono uguali per tutta la casa, tranne che il bagno. Il bagno è fantastico perché il pavimento è molto antico. E quindi non si nota in realtà se c'è sporcizia, se c'è qualche goccina d'acqua, e secondo me per il bagno sono fantastici. Certo, per il resto della casa siamo qua. E niente, vorrei fare una nuova postazione, sinceramente. Vediamo un po' se qualcosa tiene. Vabbè, prendo una bottiglia. Allora, voglio creare le nuove postazioni della nuova casa. Allora, questo non si può guardare. E neanche la sentiamo. Ok. Anche la mia borsa. Ok. Ah. Oh, mette gli oiole. E allora, con Pikachu qua alle spalle, questa sarà la nuova postazione di, non lo so, Loletta vi racconta o Lola vi racconta piccoli sfoghi, mi sono abbaguata e niente, molto comodo devo dire. Forse un po' lontano, vediamo se l'ho messo più qui. Ecco, così già va molto meglio. E niente, l'interruttore della luce, Pikachu. Sono molto contenta, molto felice. Oggi è il quarto giorno di fila che passo qua nella casa nuova
Già ci ho dormito, se non sbaglio, 3 notti o 3 o 4 notti. Quindi io penso che al termine di questo fine settimana io mi sia veramente organizzata bene. Sono andata al supermercato tipo 3 volte e ho comprato tutto quello comunque intanto di base che mi serviva per vivere qua. Quindi penso che per ora vada bene così. E, ripeto, i primi tempi, le prime 2 giornate, 2 o 3, ma anche fino a ieri in realtà era un pochettino ancora così, un po' giù, però per il resto sono molto soddisfatta perché per la prima volta mi mantengo io, non c'è nessuno che devo chiedere soldi a nessuno. Nessuno che mi caga il cazzo, scusate l'espressione, non mi rompe le balle, sono da sola, mi mantengo da sola, sono la famosa io, le donne in carriera trentenne, i famosi 30 anni belli e seducenti che io ho sempre sognato di avere. Forse sì, forse a 30 anni quello che desideravo forse più di tutti era una carriera, senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio una famiglia, però io penso che essere indipendenti da soli e comunque mantenersi da soli, di questi tempi, soprattutto per una ragazza giovane come me, vedete che non è molto scontato, anzi è molto sottovalutato, perché viviamo in una società in cui non ti offre nulla di lavoro e quindi ragazzi giovani come me stanno ancora a casa dei genitori, hanno problemi. Io nella sfortuna del mondo ho trovato un po' la mia fortuna fino adesso. E quindi voglio dire, sotto questo punto di vista comunque non mi posso lamentare. Sicuramente l'amore è sempre un qualcosa che mi manca e che mi mancherà, però ora è un amore diverso, cioè nel senso cerco un amore più grande, più maturo, più una compagna che una compagnia, che è diverso. Anche perché sì, con Chiara sicuramente abbiamo fatto la scelta un po' di tempo, un po' di volte. Però sono 4 anni e io 4 anni fa non ero come sono adesso. Io con lei ci siamo conosciute che avevamo 26 anni. Appunto, quindi insomma, 26 anni è diverso, 25, 26 la ragiono in un modo, 30 ne ragiono in un altro e sicuramente 35 ne ragionerò in un altro modo ancora se ci campo. Quindi niente, ragazzuoli, poi ci speriamo, incrociamo le dita che questa pandemia da un lato finisca perché veramente siamo tutti molto depressi e tutti molto stanchi, soprattutto noi operatori. E nulla. Detto ciò, spero di fare altri video del genere, però la Home Tour finisce qui. E quando arriverà la lavatrice e la televisione farò un unico video, penso. O video separati, non lo so, ragazzi. Sono molto a muzzo in questo periodo, ma chi se ne frega. Sì, voglio far vedere questo, e poi ci saranno delle modifiche apportate nella stanza da letto, perché per ora sto arredando stanza per stanza, così cucina e bagno è top. Prossimamente arrederò la stanza da letto, perché sopra è tutto vuoto e ci sta un capezzale, che sarà una cosa molto particolare perché tutta la mia casa è nerd, cioè è roba mia. Oggi sono venuti i ragazzi per la prima volta. Grazie Francesca a mangiare qua da me a pranzo. L'altra volta ho invitato i ragazzi a cena, ho fatto già la pre-inaugurazione delle festicciole, abbiamo battezzato, insomma, inaugurato la casa e loro si sono sentiti a sicu, cioè come diciamo noi, a sicuretto, cioè al sicuro. Li ho fatti sentire al sicuro, a proprio agio, e chiunque è entrato già qua dentro, tra cui i miei amici, parenti, Mimmo e Irene, gli è piaciuta veramente molto la casa. E niente, ragazzi, detto ciò, mando un bacione del cuore a Vibati, non ho ancora il wifi, quindi questi video usciranno sempre un po' così a tratti. E niente, casucce. Ci vediamo al prossimo video special home tour. E poi ci saranno anche dei cambiamenti riguardo il balcone, perché oggi per esempio c'è una bellissima giornata di sole, si poteva anche mangiare in balcone. Dice, il tavolo là non è che cambia, cambia tanto. E quindi penso poi di acquistare più in là un ombrellone per coprire un po' tutto, che c'è già anche l'appoggio, e un tavolino sicuramente per poter pranzare fuori, poi magari in estate fare un mini barbecue, insomma, godermi un po' la vita.
Sinceramente, in questo momento voglio veramente soltanto pensare a me stessa, fare quello che mi va di fare, godermi la vita e sicuramente con le conseguenze, a pensare col senno di poi, senza ombra di dubbio, perché comunque ho 30 anni, però godermi la vita, perché veramente è stato un anno troppo pesante e tragico sotto tanti punti di vista, tragedie che in realtà non erano tragedie, o comunque cose pesanti che sono state trasformate ancora più pesanti. Quindi ragazzi, detto ciò, io vi saluto, adesso vado a cenare e ci vediamo prossimamente.